Allora, c'è il ritorno al successo della Nuova Florida, è importante questa vittoria per tornare soprattutto non tanto per tornare in vetta, ma quanto per conservare la vetta, era importante dopo la battuta d'arresto della settimana scorsa. Sì, assolutamente, oggi era importante fare i 3 punti, era importante comunque dimostrare che la settimana scorsa comunque abbiamo avuto, diciamo, un piccolo calo, però comunque abbiamo dimostrato, ecco, prendendo oggi i 3 punti, che comunque ci siamo ancora, che non abbiamo mollato, comunque puntiamo ancora al campionato. Ecco, che cosa avete più che altro, vi siete detti durante la settimana, avete lavorato soprattutto sul livello psicologico o soprattutto sul ritorno nel far vedere il vostro gioco? Sì, assolutamente, abbiamo lavorato, ecco, principalmente a livello psicologico, perché comunque sabato scorso c'è stato forse più un calo psicologico, perché, diciamo, abbiamo affrontato forse un po' troppo male la partita, e quindi in settimana abbiamo lavorato sia dal punto di vista psicologico che tattico, perché comunque dobbiamo ricominciare a fare gioco, e credo che comunque l'abbiamo dimostrato oggi in campo. Abbiamo fatto una partita che abbiamo creato molto, abbiamo fatto 4 gol, ne potevamo fare molti di più, però l'importante, ecco, che abbiamo fatto i 3 punti. Le difficoltà create dal loro vantaggio, l'1-0, poi siete arrivati al pareggio, il primo tempo 1-1, difficoltà nel trovare trame che erano pericolosi dalle loro parti. Sì, perché, ecco, forse abbiamo iniziato forse un po' sottotono, sempre forse un po' alla testa la scorsa settimana, però avevamo creato tanto anche il primo tempo, ci sono state occasioni che non siamo riusciti a concretizzare, però siamo andati a riposo sull'1-1 e negli spogliatoi, ecco, con la giusta carica siamo riscesi in campo per portarci a casa i 3 punti. Allora, Taddeo, non riesce questo Sporting a portare un risultato importante via da questo campo, nonostante vi eravate portati in vantaggio? Sì, buonasera Daniele, ci rivediamo dopo un po' di tempo. E numericamente eravamo in inferiorità, sicuramente siamo una squadra che, diciamoci la verità, non si allena quasi per niente, ahimè, anche se è brutto da dire, però siamo una squadra di amici. Adesso mancava il nostro caro amico De Clemente oggi, forse potrebbe essere valutata una fortuna, forse no, però siamo più che soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto. E dove avete creduto di più, sul vantaggio o sul 2-2? Ma secondo me, a mio modesto parere, quando eravamo sul 2-2 è come se non era cambiato niente, al di là di un gol in più a testa, perché il gol nostro è stato su una disattenzione stupida, il gol loro su una disattenzione del portiere, quindi diciamo che tra 1-1 e 2-2 era cambiato poco. Sicuramente loro tecnicamente sono più forti, la classifica parla chiaro, anche se non ho visto questa eccessiva differenza. Allora, chiudiamo questa giornata, 12esima di andata, la Nuova Florida torna al successo, e la battuta d'arresto forse è servita un po' per ripagare le pile. In settimana si è tanto parlato di questa partita a livello psicologico, a livello di gioco. La Nuova Florida lentamente ha ripreso un po' la sua corsa, possiamo dire così, mister? Sì, buonasera. La battuta d'arresto sicuramente è servita, nel senso che comunque perdere, se ci aiuta a capire, insomma, dove sbagliamo, serve anche perdere. Dispiace, preferiremmo non perdere mai, però era importante oggi riprendere col passo giusto, col piede giusto. Purtroppo facciamo un po' di fatica a finalizzare, creiamo tanto, mentre inizio stagione magari su 3 palle facciamo 3 gol, ad oggi, insomma, con tutto rispetto, perché gli avversari hanno fatto una partita secondo me bellissima, ma ce lo aspettavamo d'altronde, facciamo un po' di fatica a finalizzare, perché comunque creiamo tanto e finalizziamo un terzo della mole di gioco. Sabato scorso, anche pur avendo giocato male e sotto ritmo, abbiamo finalizzato poco rispetto, poi magari avremmo perso uguale, ma magari qualche volta buttarla dentro aiuta. Detto questo, noi continuiamo a fare il nostro campionato rispettando tutti, e mi fa piacere vedere i ragazzi che comunque pure in allenamento hanno dato il loro, e piano piano. Allora, mister, rapidamente un'analisi molto molto rapida. Adesso c'è un punto di differenza già dalla settimana scorsa, questo divario si era accorciato dalla diretta inseguitrice che è l'Eagles Aprilia. Ma adesso che cosa conta di più? Gestire quel punto di vantaggio per voi o loro, che a questo punto non devono più sbagliare?
No, no, noi siamo lepre e cerchiamo di scappare, però è normale che non si può gestire un punto di vantaggio. Naturalmente, mister, si scherza, naturalmente, sì, non vogliamo assolutamente creare nulla di assio tra le società, è anche bello anche gestire anche e far un parlare su questa cosa. No, ma è bello, come è stato bello l'altra volta a fine partita abbracciarci con gli avversari, nonostante ci stiamo giocando il campionato punto a punto, ma anche con tutte le altre squadre. E, ripeto, è... gestire un punto è quasi impossibile, nel senso che se pensi a gestire il punto spesso non lo gestisci mai. Noi dobbiamo fare il nostro, continuare a migliorare contro tutto e contro tutti, perché io analizzo i gol presi come analizzo gli errori. Gli errori sotto porta purtroppo sono frutto di... però i gol presi spesso sono errori individuali o di squadra, quindi su quello lavoriamo. Poi quando ci rincontreremo vedremo a quanti punti stiamo uno dall'altra, se noi siamo sotto o siamo sopra e viceversa. Giochiamo, facciamo il nostro campionato, punto.